Cari amici di Radio Uno Frontiere, ben ritrovati dal vostro Raffaele Russomando. Siamo in compagnia di un grande artista, Giovanni Bloch. Ciao Giovanni, è un grande piacere averti qui con me e con i nostri ascoltatori. Ciao ragazzi, buongiorno, buongiorno, vero? Buongiorno e anche buonasera. Buongiorno, va bene, buonasera tutto. A tutti, piacere essere con voi. Allora, caro Giovanni, partiamo subito con una domanda semplice semplice. Siamo qui al Teatro Bellini per questo evento che si chiama Connessioni. Intanto, che cosa te ne è sembrato? E tu, fra l'altro, sei uno dei protagonisti, fra i protagonisti di questa bella cosa. Ma mi è sembrato un'idea interessante creare questa formula talk, è una cosa che trovo anche abbastanza innovativa, perché far parlare piuttosto che far suonare gli artisti è una cosa che è bella poter lasciare raccontare al di là delle canzoni quello che c'è dietro alla nostra vita, quindi mi è piaciuto. Fra l'altro non eri da solo, eri in compagnia anche di Francesco Ribella e di tanti altri ospiti. Da questi artisti credo nel corso della tua carriera hai imparato sicuramente tanto. Cos'è che ti ha impressionato maggiormente e viceversa chiaramente? Io spasso dalle collaborazioni con Sergio Cammariere, Fabrizio Bosso e altri artisti di stampo più jazzistico, cantautorale italiano. Oggi mi sono tuffato nell'underground napoletano e c'è un disco appunto con cui ho fatto anche un featuring proprio oggi con Francesco Ribella, con Flo, con Ciro Tuzzi degli Epo. Quindi mi sono tuffato a capofitto nell'underground. Mi piace molto il rapporto più umano e diretto oggi che ho con gli artisti con cui collaboro. Mi piace molto quel rapporto assolutamente vero che c'è nell'invitare una persona nel disco a prescindere da chi sia, da quanto pubblico possa portarmi, ma solo per una stima artistica assoluta. Tu a breve presenterai anche il tuo secondo nuovo album, il primo, ricordo ai nostri amici ascoltatori, è stato? Un posto ideale, del 2012. Chiaramente non ci sarà un sequel, no, ci sarà qualcosa di diverso. C'è un nuovo disco che è totalmente in lingua napoletana e è, diciamo, assolutamente diverso dal primo disco. Sono cambiato io, cambiano gli esseri umani, quindi ho preferito una strada più ardita, difficile, complessa, come sono solito fare. Mi piacciono le sfide, quindi mi sono voluto mettere in gioco anch'io per dare la mia parte a questa rinascita della canzone d'autore in lingua napoletana. Con chi ti piacerebbe? Hai collaborato con tanti, fra cui anche Francesco Ribella, e lo ascolteremo, no, nel nuovo disco, ma c'è qualcuno in particolare che ti piacerebbe nei tuoi sogni? Mi piacerebbe collaborare con questa persona. Sicuramente con Enzo Abitabile. Non collaborare, perché non aspiro a tanto, non neanche, mi piacerebbe un apprezzamento reale di Abitabile nei confronti di questo mio lavoro. Mi basterebbe questo, non mi aspetterei mai che un maestro di quelle dimensioni possa collaborare con me o anche soltanto suonare un pezzo. Mi piacerebbe che lui ascoltasse il mio disco e mi dicesse: brava, hai fatto un buon lavoro, tutto qui. Beh, sarebbe tanta roba da un grande artista. Mi basterebbe come per dire sì, ho fatto il disco giusto. E non è poca roba, assolutamente. Voglio concludere con una pillola di calcio. Tu sei tifoso del Napoli, comunque appassionato, ma ce la facciamo ad andare in Champions quest'anno? Secondo me è ovvio che andiamo in Champions, più che altro sono un po' amareggiato per quello che è successo, penso come tutti, e quindi evito oramai. Purtroppo ci siamo abituati negli ultimi 5, 6, 7 anni a arrivare sempre a marzo-aprile un po' disillusi, questa cosa mi dispiace, francamente, quindi evito di parlarne, da marzo in poi evito. Anche scaramanzia un po'. Sì, ho anche una rassegnazione, perché non la vedo molto giusta quello che succede. Penso che ci sia una volontà, non so, questa impressione. Questo Napoli è sempre secondo. Non so, non sono musicista, non posso giudicare le dinamiche del calcio, però a me mi pare strano questo fatto che il Napoli sempre secondo. Ci vuole una svolta. Sì, in tutti i sensi. Sì. Quest'anno era l'anno giusto, per questo mi dispiace. E molti lo pensavano. Si trasforma poi improvvisamente, magicamente, l'hanno sbagliato. Non lo so. Ci potremo riflettere per davvero tanto tempo. Giovanni, io ti voglio ringraziare e ti lascio salutare i nostri ascoltatori. Forza Napoli! Grazie. Ciao. Giovanni. Ciao.